Buongiorno ragazzi, dopo tantissimo tempo, sono passati circa 10-12 giorni da quando sono andata in caserma a provare l'overboard con la tavola, finalmente inizio a registrare il video. Perché non l'ho fatto prima? Perché quando ho messo sui video mi sono accorta che l'unica che si divertiva ero io. Però mi dispiace lasciare i lavori a metà, soprattutto perché c'è stato Rosario, che è un ragazzo della caserma, che sarà stato lì tipo 2 ore a riprendermi, e quindi voglio montare qualcosa. E poi c'era Indro. Indro è una persona favolosa, lui è un ex sciatore che è maresciallo dell'esercito ed è lui che si occupa, è responsabile di tutta la parte sportiva della caserma di Courmayeur. E lui quel giorno lì è stato stracarino con me, cioè lo è sempre, però quel giorno proprio cercava in tutti i modi di riuscire a farmi andare con questo overboard sulla tavola. E quindi mi dispiace un po' non farvi vedere tutto questo, cioè io ve lo dico, io mi sono divertita, però il video era triste. Chiaro che iniziare un video dicendovi che è brutto sicuramente non vi fa venire voglia di vederlo. Però è anche vero che lo devo montare e probabilmente alla fine verrà qualcosa di carino. Quindi guardatelo! Visto che in tanti mi avete linkato sulle direct di Instagram un video con l'overboard, oggi lo vedete qui, voglio provare a farlo con lo snowboard. Posiziona la telecamera. Raga, se volete regalarmi una telecamera più professional... Parto col dirvi che Indro mi ha fasciato tutta la tavola con dello scotch perché aveva paura che con le lamine gli rovinassi il pavimento. Quindi per ovviare a questo problema ha messo tutto intorno sulle lamine e un po' di scotch. Non tanto per la mia tavola, perché la mia tavola non è che ci importava tanto, però per non rovinare il pavimento della palestra, perché lui sta lì a pulirlo giorno e notte a pulirlo per renderlo sempre lindo e perfetto. Pensate che un giorno uno ha giocato a calcetto con le scarpe con i tacchetti e gli ha fatto un sacco di righe, è stato tipo una settimana a pulirlo. La primissima prova è andata male, nel senso che mi sono messa sopra e non partiva. Quindi Indro ha pensato di provare a metterci delle tavolette sotto, cioè tra l'overboard e lo snowboard, per provare a vedere se con la pressione andava meglio. Dopo aver messo delle tavolette di recupero tra la tavola e l'overboard, all'inizio ho iniziato a girare solo in tondo. Poi man mano ci ho preso la mano e ho iniziato ad andare anche dritta, il che è stato favoloso. Non cercare di usare la forza di rotazione, devi imparare a schiacciare. Piano piano sentirei che migliorerà la sensibilità. È un grandissimo lavoro per i quadricipiti. Ok, allora la fitta, lì. Allora, adesso non faccio quello che ti dico io. Sì. Vai di qua. Perché tu dovresti fare con gli ordini che ti dico io. Allora ti dico, tot, fermati, vai di là. Poi dopo un po' allora Indro si è gasato e ha deciso di prendere una tavoletta nuova un po' più lunga e di tagliarla a dimensione dell'overboard. E lì è iniziato il degenero. How's it going?
intro, cioè stando ogni volta le mie follie, accetta sempre, dico che mi sento. Praticamente giravo solo in tondo, non riuscivo ad andare dritta, sembrava quasi che avessi pressione solo da un lato. Non è il bizzarrito! Ale che ci siamo! Ale! Ecco. Chi sei? Allora, ad un certo punto abbiamo deciso di tagliare queste due tavolette ancora una piccola parte, di modo che riuscissi a pressare meglio. Tecnico! Della tavoletta che era lunga così e piano piano la stiamo riducendo. Funziona! Tetto, vedi, amici. La ragazza è impazzita. Cambia direzione, tu ce la puoi fare. Intanto adesso si accendono tutte e due, quindi stiamo facendo qualcosa che... Allora, stai schiacciando tanto col piede destro, cioè col lato di qua. Sì, invece di... Vabbè, non è vero, non è male vedere così. E a quanto resisti? Prima che fosse. Sì, la testa. Gira dall'altra, su. Io mi appoggio. Grafi, trova una soluzione. Dai, capacità cognitiva. L'informazione è gira schiacciando. Eccola che è andata dall'altra parte. Quasi. Alla fine non c'è stato nulla da fare, più che girare in tondo non ce l'ho fatta. Ma vi spiego il motivo principale. Se questo qua è l'overboard, i due sensori sono messi qua e qua. La mia tavola appoggiava così, quindi i sensori non venivano presi. Volevo fare altre prove, volevo passare un altro giorno, ma alla fine non l'ho ancora fatto. Sicuramente lo riproverò quest'estate perché ci devo riuscire e io le cose non le lascio a metà. Con questo il video si conclude, spero che alla fine esca qualcosa di carino, non lo so ancora perché alla fine lo devo ancora montare, quindi non lo so finché non lo vedrò finito. E niente, io vi auguro una buona giornata e spero che comunque alla fine qualcuno di voi sia rimasto fino alla fine e che questo video non sia stato proprio una tragedia. E niente, se volete provarci anche voi, se riuscite ad andare dritti fatemelo sapere, fatemi sapere qual è il segreto. E mandatemi un video ovviamente. Fatemi sapere se avete qualche spunto da darmi, qualche nuova idea, qualche video che vorreste vedere. Sapete che io sono sempre stradisponibile a fare cose particolari perché mi diverto un casino. Nel frattempo io mi preparo per le mie vacanze, finalmente. E ci sentiamo al prossimo video, al prossimo post, alla prossima storia. Sapete che io sono ovunque, onnipresente. Ciao!